Ciao a tutti, ciao, io sono Daniele, io sono Anna. In questo canale troverete tutorial, guide e esperimenti su base storica, prettamente medievale, ma comunque su base storica, quindi ogni tanto sforeremo e andremo in qualche altra epoca. Oggi abbiamo voluto iniziare, finalmente ci siamo riusciti, tutta la serie di video che sarà a tema viaggio, ovvero ve ne avevamo accennato in video precedenti, però non eravamo mai riusciti a iniziare questa cosa e oggi finalmente inizieremo questo percorso. Di che cosa si tratta fondamentalmente? Andremo nel concreto a fare un esperimento. Visto che trattiamo prettamente di medioevo, ma di mercanti, quindi di persone che erano artigiani sì, ma che viaggiavano perché erano mercanti, abbiamo deciso di testare nella realtà cosa significava nel 1200 viaggiare. Inizieremo con questo primo video dove abbiamo scelto un percorso abbastanza semplice. Essendo comunque persone che amano il trekking, oltre al medioevo, ci piace camminare nella natura, quindi ovviamente sfruttare questa cosa sia per sperimentare come viaggiavano un tempo, sia anche per mettere un po' sotto pressione le attrezzature, quello che poteva essere camminare con delle scarpe dell'epoca. Infatti noi abbiamo, non so se si riesce a vederlo, abbiamo le scarpe storiche, non so se sono riuscito a farlo vedere perché sono con la fotocamera frontale. Sì, vabbè, oggi abbiamo questo piccolo bastone selfie. Il famoso bastone selfie medievale. Però in qualche modo, non avendo il drone, dovevamo risolvere questa cosa. Inizialmente faremo un breve tratto, abbiamo scelto un breve sentiero di 6 km più o meno, quindi qualcosa di molto semplice per testare solo i vestiti, il vestiario oggi. Poi man mano faremo sempre di più, ci spingeremo a portare qualcosa di pesante con noi, come se realmente dovessimo fare una lunga tratta e portarci ovviamente dei bagagli, quindi cibo, qualcosa di essenziale, fino ad arrivare allo step finale, rimanere a dormire, quindi crearsi un giaciglio, come se fossimo rimasti fuori casa, insomma. Non sappiamo come andrà assolutamente a finire il video. Alla fine vi diremo le nostre impressioni e quello che abbiamo imparato. Prima tappa del cammino, praticamente della passeggiata, e piccolo aggiornamento sulle attrezzature e sui vestiti. Allora, una cosa che abbiamo capito è che effettivamente con le scarpe storiche non c'è un grandissimo problema a camminare sulla terra, basta non andare sulla pietra. No, diciamo che le mie, a differenza delle tue che sono aperte, non vanno bene, ma non perché sono scomode, i piedi io non li sento doloranti, ma devo stare attenta a non perdermele perché sono aperte, non hanno dei laccetti, quindi tendono nella parte inferiore ad uscire. Credo che ovviamente per camminare su un, diciamo, posti così, quindi sentieri scoscesi, pietre, utilizzassero altre scarpe, perché non penso che ogni 2 secondi le signore potessero perdere tempo a rimettersi le scarpe o comunque prendere delle storte. Sulle mie scarpe, non so se riesco a farle vedere, invece non ci sono grandissimi problemi. L'unica nota, diciamo, negativa è che se non vengono allacciate per bene tendono a sciogliersi abbastanza facilmente, perché i lacci, essendo comunque in cuoio, essendo in pelle, tendono un pochino a scivolare, quindi devono comunque essere fatti dei nodi abbastanza stretti, non stretti attorno al piede, evitando che siano laschi, perché altrimenti comunque ogni 2 minuti dovete stare a stringere i lacci delle scarpe e non va tanto bene. Sugli scalini, sui passaggi in pietra, quindi sulla parte rocciosa che crea degli scalini, io non ho avuto tanti problemi perché comunque ho i pantaloni larghi. Diciamo che per le signore che hanno ovviamente il vestito non è proprio comodo, perché ha una sua misura, quindi quando alzi la gamba ovviamente non ti puoi muovere liberamente rispetto a dei pantaloni, e quindi è un po' scomodo e devi comunque tirarlo su. È stata una mezz'oretta da quando abbiamo iniziato il percorso, quindi comunque abbiamo appena iniziato.
è abbastanza in salita, infatti non è proprio facile, ma è moderato come percorso. Vediamo come va. E vediamo come va. A fra poco. Aggiornamento dopo un'oretta e attualmente siamo più o meno a metà percorso e cominciamo a tornare indietro. L'aggiornamento sulle attrezzature è il seguente. In pratica, a livello di scarpe, pian pianino mi sono reso conto che nonostante venissero legate strette, tendono dopo un po' comunque a slegarsi. Non sono assolutamente scarpe da escursionismo, quindi dopo un'ora di camminata, nonostante io abbia comunque le gambe allenate, dopo un'ora di camminata i piedi cominciano ad accusare problemi, perché sulle pietre ci vuole comunque una sola molto più dura. E sicuramente il vestiario non è adatto, non voglio iniziare una diatriba sul vestiario femminile, gonne, pantaloni, ma ovviamente nel caso indossassero delle gonne forse erano più larghe ed erano più facili da manovrare, o non lo so, avevano sicuramente un altro modo per utilizzare questi abiti durante un lungo viaggio e magari durante una salita e scesa da una montagna dalle rocce. Adesso cominciamo a tornare indietro e al termine di questo giro vi daremo le conclusioni e insomma quello che ne abbiamo tratto. A fra poco. Nel momento clou mentre faccio la ripresa ho beccato il momento scarpa. Poco fa mi stavo ammazzando, come potete vedere queste discese sono bellissime per questo tipo di scarpa. Allora, eccoci qui per le conclusioni del video. Siamo praticamente agli ultimi 100 metri prima della macchina e insomma vogliamo darvi le nostre impressioni. Sicuramente non vi nego che adesso, dopo 2 ore di cammino, perché una andare e una a tornare, quindi in totale 2 ore di pietra prima in salita e dopo in discesa, adesso comincio a sentire un po' dolore ai piedi per via delle scarpe, perché ovviamente, come ho detto anche prima, sono scomode e hanno delle difficoltà di base, sicuramente non sono adatte a questo tipo di percorso. Per quanto riguarda il vestito, è molto scomodo, ancora di più in discesa, perché stavo per cadere, dato che ovviamente quando scendi da una pietra si può incastrare il piede si può incastrare nel vestito. Quindi è comunque scomodo, devi stare attento, non puoi avere un passo abbastanza veloce, ma devi mantenere un passo lento. Quindi se il percorso stabilito dal punto A al punto B era di tot chilometri al giorno, sicuramente non era possibile con questo tipo di vestito e con questo tipo di scarpe. E le mie conclusioni invece sono simili alle sue. Ho avuto comunque il problema delle scarpe, sono scarpe scomodissime per i percorsi con le pietre. Nel senso, in salita avevo molta facilità a salire perché comunque hanno un'ottima aderenza, mentre in discesa sulle pietre, comunque dove si va a appoggiare il piede, dove si va a appoggiare tutto il peso, c'è molta difficoltà e dopo 2 ore di camminata anche a me i piedi fanno comunque male. Non ho avuto assolutamente problemi di salita e di discesa con i pantaloni, ad esempio, perché effettivamente, essendo molto molto larghi e con le fasce alle gambe, tra l'altro super approvate, con le fasce alle gambe
avevo molta facilità anche vicino ai cespugli, non avevo problemi di sorta. La pellegrina mi ha aiutato tanto a proteggermi dal vento, mentre lei con... No, assolutamente no, anche perché non ho voluto indossarla perché la mia è nera, infatti l'ho attaccata alla cinta. Essendo nera sarei morta di caldo ancora di più, e già così, visto che ho comunque due strati di abiti, sono in cotone, ma con il sole, diciamo, bello caldo di oggi sarei morta. Quindi, mentre lei comunque ha sofferto molto il caldo, io con questa, avendo una tunica con le maniche larghe e abbastanza aperta, permettevo all'aria comunque di circolare e evitare così di farmi sudare. Le fasce alle gambe, come vi dicevo, super approvate, perché io pensavo di doverle legare, doverle comunque aggiustare ogni quattro passi, invece hanno retto tranquillamente per tutte e due le ore di camminata. Avevo molta facilità anche vicino ai cespugli, non avevo problemi di sorta. Super approvata anche la borraccia, questa borraccia qui. È una borraccia comunque che utilizziamo durante gli eventi già da anni, mantiene comunque fresca l'acqua, mantiene anche fresco il vino, volendo, provato, e per cui contiene 1,5 litri per 2 ore di passeggiata, basta e avanza, voglio dire. Ultimo appunto da fare, per una passeggiata molto leggera, per esempio su una strada bianca o comunque sul terreno, in questo momento si è rislacciata la scarpa, comunque su un terreno in terra battuta, su una strada normale, questo tipo di vestiario va benissimo. Però se per esempio dovessimo portare uno zaino o comunque un carico al seguito, o se, come diceva lei prima, dovessimo fare un percorso molto lungo con un tempo di scadenza, non ce l'avremmo mai fatta, perché effettivamente il passo è veramente molto lento. Quindi noi siamo convinti che ci siano sicuramente delle attrezzature diverse, e piano piano le andremo a testare. È stata comunque un'esperienza molto divertente, e siamo felici di averlo fatto, e speriamo, insomma, che il video vi sia piaciuto, e sicuramente non ci fermeremo qui, anzi abbiamo già deciso di tornare anche per i prossimi video, perché vogliamo continuare a sperimentare, come abbiamo detto all'inizio, e provare sempre cose nuove, testarle sul posto. Ed è comunque divertente andare in giro con gli abiti storici. Abbiamo incontrato anche un paio di persone incuriosite che ci hanno fatto domande sul perché, se ci fosse un evento, cosa stavamo facendo, come mai noi facciamo cose folli, e siamo due persone folli, quindi appunto, va bene così. Piace, però è stato veramente una bella esperienza. Sì, molto bella. Grazie per la visione, per essere stati con noi come sempre. Se avete domande, curiosità, info, scriveteci, commentate, mettete like, supportate, condividete il nostro lavoro, noi siamo contenti. E alla prossima. Ciao.